Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al primo appuntamento del ciclo di incontri su Dante e i poeti del Novecento, promosso dal Centro di Studi Aldo Palazzeschi e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Prima di passare alla presentazione dell'incontro di stasera e della nostra ospite, desidero illustrare brevemente, anche a nome del Comitato Scientifico, il senso particolare di questa iniziativa dantesca. La voce, la poesia di Dante, come ricorda la profezia di Cacciaguida nel 17° canto del Paradiso, anche se può apparire a un primo assaggio, nel primo gusto, molesta, può persino restare a molti e per motivi diversi indigesta, ha la forza di un vital nodrimento, che nel tempo, in chi è disposta ad assimilarla, genera un'esperienza che apre alla comprensione della vita. Un vitale nutrimento è anche un modello letterario, pietra di paragone e di inciampo, per lettori di ogni tempo, luogo geografico e condizioni sociali, e anche per i nostri poeti del Novecento. Da questa convinzione scaturiscono alcune domande, più che risposte, domande che desideriamo oggi riproporre a tutti e in particolare ai nostri ospiti. In quale misura Dante è presente nei moderni protagonisti della nostra poesia? In che modo la sua voce parla ai poeti contemporanei? Quanto e come la sua opera è attiva nella civiltà culturale e nella coscienza civile di oggi? Il riconosciuto padre della letteratura italiana è un modello facile da seguire? Si tratta di un maestro comodo o scomodo? Cosa vuol dire assimilare la sua lezione? E quale lezione? Il Novecento letterario si distingue per alcuni temi capitali che sono metaforica espressione di una realtà esistenziale e storica per più aspetti drammatica: la dissoluzione dell'io, la crisi di identità, la fine dei modelli, la serena disperazione, il mare di vivere, la ricerca di un paese innocente, la noia, il deserto, il labirinto, il gelo e altre analoghe metafore. Il viaggio dantesco in questo mare in burrasca fornisce una bussola utile? Offre una scialuppa di salvataggio? Aiuta a trovare una via di salvezza? Si sa che Dante, in epoca risorgimentale, dopo secoli di oblio, venne recuperato e salutato come padre della patria, con una unanimità di consensi che trovava solidali esponenti di schieramenti culturali opposti e antitetici, quasi in una sorta di governo nazionale di emergenza. Poi, dopo l'unità, il consenso venne meno e Dante, tra avanguardie storiche e futurismo, quindi tra fascismo e ermetismo, si trovò a vivere una vita non sempre facile. Oggi come stanno le cose? A queste domande proveremo a rispondere insieme agli ospiti del nostro ciclo di incontri. Il programma, coordinato da Luca Zetta, da chi vi parla e da Gino Tellini, si articola in 20 incontri online distribuiti da marzo a dicembre 2021 sul canale YouTube del Centro di Studi Aldo Palazzeschi. Ogni incontro, un poeta, presentato da uno studioso che ne considera i rapporti con l'opera dantesca. La presentazione critico-interpretativa si affianca alla lettura di testi significativi di Dante e dell'autore contemporaneo, sì da offrire un'antologia significativa. I poeti scelti vanno da Umberto Saba a Giovanni Giudici, da Giuseppe Ungaretti a Mario Luzi, da Eugenio Montale a Pierpaolo Pasolini, da Andrea Zanzotto a Edoardo Sanguinetti. E poi alcuni esponenti della scrittura femminile, che costituisce l'autentica novità della letteratura del Novecento, da Margherita Guidacci a Cristina Campo, a Amelia Rosselli. Le studiose e gli studiosi che interrogano i protagonisti della modernità in rapporto a Dante provengono, oltre che dall'Ateneo fiorentino, da importanti università nazionali: Torino, Pavia, Genova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Sassari, e straniere, dalla Columbia University e da Friburgo in Svizzera. Le presentazioni critico-interpretative dei 20 incontri, unitamente ai testi
letti, oltre a restare a disposizione, disponibili sul canale YouTube del Centro Studi, saranno in un secondo momento, alla fine del nostro ciclo di incontri, pubblicate nel volume della collana del Centro Studi Palazzeschi, Biblioteca Palazzeschi. L'ospite di stasera è Gianfranca Lavezzi, professore ordinario di letteratura italiana all'Università degli Studi di Pavia e è presidente del Centro Manoscritti fondato da Maria Corti. La sua attività di ricerca ha sempre riservato particolare attenzione al versante poetico della letteratura italiana tra 7 e 900, indagato soprattutto dal punto di vista metrico e linguistico. Tra gli autori ai quali ha dedicato libri e saggi figurano Metastasio, Foscolo, Pascoli, D'Annunzio, Montale e naturalmente Saba, in relazione al quale ricordo l'ultimo saggio uscito, Oltre Mediterranee, una conclusione provvisoria, in un volume collettaneo dedicato a Umberto Saba, Poesie e prose, pubblicato nel 2019, e da pochi giorni in libreria un altro volume da lei curato, Le carte di Eugenio Montale negli archivi italiani, pubblicato anche questo, è uscito proprio da pochi giorni, che raccoglie gli atti dell'omonimo convegno organizzato dal Centro Manoscritti nell'aprile del 19. Oggi allora iniziamo la nostra serie di incontri proprio con Saba, uno dei maestri della poesia del Novecento, anzi un maestro in crescita come peso nel panorama letterario e panorama contemporaneo, autore di un capolavoro che si intitola Canzoniere e che parrebbe orientare del tutto verso non Dante ma Petrarca, però forse le cose non stanno esattamente così. E per questo siamo curiosi di sentire dalla viva voce di Gianfranca Lavezzi come stanno le cose. E lascio ora la parola a lei per poterci parlare di Saba in rapporto a Dante. La parola a Gianfranca Lavezzi. Grazie, buonasera a tutti. Per me è un piacere e un onore inaugurare questo ciclo di lezioni. E ringrazio naturalmente gli organizzatori, in particolare il collega e amico Simone Magherini anche per la presentazione. Dirò subito che ho scelto di non fare un riscontro puntuale di tessere dantesche in Saba, ma piuttosto di vedere cosa Dante, l'opera e anche la figura di Dante, rappresenta per Saba attraverso le parole di Saba, quindi con riferimento in particolare a Scorciatoie raccontini, a Storia e cronistoria del canzoniere, alle lettere. E farò un'eccezione soltanto alla fine per una proposta di interpretazione di tre poesie della raccolta Mediterranee. All'inizio di Storia e cronistoria, dove Saba parla della sua formazione scolastica, che come sappiamo si è fermata alla quarta ginnasiale, e della sua cultura di autodidatta, riconosce che Leopardi lo ha impressionato, dice, più vivamente di altri, ma scrive Saba, naturalmente in terza persona, storia come storia scritta in terza persona, ma nella sua formazione non entrò solo il Leopardi, ci entrò anche più o meno il Petrarca e molto il Parini lirico, e ammette di essere stato poco toccato da Carducci, Pascoli e D'Annunzio, poco, dice, soprattutto dai primi due. E di Dante dice: egli stesso, Saba, confessa di non aver capito Dante che verso i 22-23 anni, e lo stesso afferma nella prefazione al Canzoniere del 1921, ai miei lettori, dove ammette, cito, la inoppugnabile derivazione petrarchesca e leopardiana di quei primi sonetti e canzoni. Non ho capito Dante che verso i 23-24 anni. Ci portiamo cioè al 1905-1907, che sono esattamente gli anni trascorsi a Firenze, dove appunto arriva nel 5 e rimane fino all'aprile 1907, quando è chiamato a svolgere il servizio di leva. Arriva a Firenze, come sappiamo, per proseguire la sua formazione culturale, quell'apprendistato che lo metta al passo con la cultura italiana del tempo.
Erano gli anni in cui a Firenze si apriva la stagione delle avanguardie, delle riviste, e uno dei protagonisti, Giovanni Papini, nel 1905 pubblica, proprio nel 1905, l'anno in cui Saba arriva lì, pubblica lo scritto Per Dante contro il dantismo. Tutti i nostri dantisti celebri, il Bellungo, lo Scartazzini, il Torrati, il Casini, il Parodi, lo Zingarelli, il Dovidio, fanno della storia, dell'erudizione, della bibliografia, dell'ermeneutica, della filologia, dell'enigmistica, tutto quello che volete, ma non certo della penetrazione dell'anima dantesca. Cioè Papini, che è in sostanziale sintonia con il futurista Marinetti, che vuole fare piazza pulita nella, qui cito le parole di Marinetti, nella macchia di bibliografie, di esegesi, di interpretazioni, di racconti, di chiose, di rivelazioni, di commenti, di rompicapi, che i dantisti hanno fatto crescere intorno al terribile poeta. Papini, dicevo, si adegua a questa linea. Lo sottolinea bene Rossano De Laurentiis in un saggio intitolato La ricezione di Dante tra 8 e 900, sondaggi tra bibliografia e diplomatica, pubblicato sulla rassegna della letteratura italiana del luglio-dicembre 2012. Nel 1911 lo stesso Papini avrebbe pubblicato un'antologia, diciamo eterodossa, La leggenda di Dante, motti, facezie e tradizioni dei secoli XIV. 19 pubblicato da Carabba, dove recupera aneddoti relativi alla vita di Dante, per esempio la novella del Sacchetti, dove Dante si arrabbia con un fabbro che recitava malissimo appunto i suoi versi, allora per vendetta, diciamo, li butta a terra tutti gli strumenti. Cosa voglio dire? Voglio dire che il primo decennio del Novecento è un momento particolare nella parabola della fortuna dantesca nell'8 e 900, dove cioè viene messo in crisi anche con toni da dileggio, come abbiamo visto, e come tra l'altro rileva anche Carlo Dionisotti in Geografia e Storia della Letteratura Italiana nel saggio conclusivo del libro La varia fortuna di Dante. E, dicevo, viene messo in crisi il vero e proprio culto del Risorgimento per Dante. Dante, che nel Risorgimento era visto come primo intellettuale ad aver indicato l'esistenza del volgare come lingua d'Italia, e insieme l'esistenza di una unità politica da realizzare. E dell'opera dantesca, lo sottolineo perché poi ci tornerà utile nel discorso, veniva privilegiata l'epistola dodicesima all'amico fiorentino, dove Dante sembrava aver parlato come simbolo degli esuli di ogni tempo, del tempo suo e anche dei tempi futuri. Negli anni 60 dell'Ottocento era stato dato anche un forte impulso al lavoro erudito e al metodo storico, qui rimando sempre a Dionisotti, che vede la data simbolo nel 1865. Il 1865 è il primo centenario dantesco dopo l'unità e vede la pubblicazione di una capitale miscellanea di studi dal titolo Dante e il suo secolo, che viene pubblicata per l'appunto a Firenze, capitale d'Italia, da un anno, dal 1864, in due volumi che fra gli altri contengono il contributo di Carducci delle rime di Dante. Il Dante simbolo dell'italianità torna prepotentemente alla ribalta dopo quella che è stata definita l'ultima guerra risorgimentale, e cioè la prima guerra mondiale, e nell'avvicinarsi del sesto centenario della morte, 1921. È significativo quanto scrive nel 1920 il maggior dantista italiano dell'epoca, cioè il Parodi, che scrive: Dante non è soltanto il poeta dell'Italia, ma è il suo simbolo più alto. I grandi come lui sono quasi bandiere intorno alle quali, nei momenti più solenni o più tragici della storia, una nazione può raccogliersi e sentirsi una di cuore e di volontà. Si ha dunque la ripresa del mito risorgimentale, unita però a una ripresa degli studi sull'opera di Dante, che vede in prima linea lo stesso Parodi e Michele Bardi. Ma dopo questo breve preambolo, che però mi sembrava, come dire, utile a quello che diremo dopo, torniamo a Saba.
Ci chiediamo su quale edizione abbia letto la commedia e non ci rispondiamo per il momento, almeno io non ho trovato tracce di dichiarazioni in questo senso. Possiamo solo dire che tra fine 800 e primi 900 era molto diffusa l'edizione di Tommaso Casini nella prestigiosa collana scolastica della Carducciana, più volte ristampata nel decennio 90-1900 e ancora nel 1903, ma era molto diffusa anche l'edizione minor del commento dello Scartazzini nell'edizione Oepli del 1893, anch'essa poi più volte ristampata. Veniamo al manifesto poetico, quello che resta da fare ai poeti. Ai poeti resta da fare la poesia onesta, per l'appunto, il famoso articolo che Saba propone a Slatapar per la pubblicazione sulla Voce nel febbraio 1911. La pubblicazione, come sappiamo, viene rifiutata. È interessante questo manifesto perché qui sono messi in contrapposizione, come sappiamo, Manzoni e D'Annunzio, simboli di poesia onesta, tra virgolette, e disonesta, tra virgolette, però viene chiamato in causa anche Dante, in un punto preciso e solo in quello, quando Saba difende le ripetizioni. E qui Dante si trova in compagnia di Petrarca. Leggo questo breve passaggio. Sono pieni di ripetizioni il canzoniere del Petrarca e quello del Leopardi, e la parte più sublime della commedia, il Paradiso. Perché questi poeti cercavano di sfogare una loro grande passione e non di sbalordire come dei giocolieri che guai se ripetono due volte lo stesso numero. E se l'ispirazione è sincera e subisce quindi l'influenza del particolar momento in cui nasce, c'è sempre, per quante volte si ripeta, qualcosa che la contraddistingue, una inaspettata freschezza o una più grande stanchezza, uno scorcio di spettatore o di paesaggio, una diversa stagione o d'ora del giorno. Qualcosa che dà al verso il suo colore unico e che solo l'occhio del profano può confondere con l'impressione antecedente. E quindi è in compagnia di Leopardi, e in questo modo, e vedremo come questo è interessante rispetto a quello che succederà dopo. Volevo sottolineare solo brevemente il riferimento al Paradiso, la parte più sublime della commedia, che come dire, conferma indirettamente quello che emerge anche dalle tessere della commedia presenti nelle poesie sabbiane, e che è sottolineato ad esempio da Furio Brugnolo nel capitolo dedicato al canzoniere di Saba nella letteratura italiana Einaudi, le opere. Brugnolo infatti parla di spiccata, ha ragione, di spiccata predilezione per le due ultime cantiche, soprattutto il Purgatorio, e scrive: è un tipo di approccio tardo-ottocentesco, il dettato della commedia, di tipo sostanzialmente decadente fra Pascoli e D'Annunzio. La riflessione di Dante su Saba riprende poi e si intensifica nel secondo dopoguerra. Dopo l'esperienza di spaventosi esigli, per citare il celebre sintagma del Teatro degli Artigianelli, e esperienza collettiva, quella dell'esilio, e anche personale. Se pensiamo al periodo dopo l'8 settembre 43, in cui Saba si era rifugiato a Firenze, dove aveva cambiato, ricorderete, ben 11 domicili per fuggire alla cattura, e dove era stato aiutato da molti amici, tra i quali Eugenio Montale. Generosa è la sua tristezza, citazione appunto di Saba. Un'esperienza, voglio dire, quella dell'esilio sabbiano a Firenze, che sicuramente aveva creato un ulteriore motivo di vicinanza a Dante. Al Dante, appunto, si diceva prima, esule, simbolo di tutti gli esuli. La predilezione per Dante si polarizza a questa altezza, nel secondo dopoguerra, nella riflessione sabbiana, nella contrapposizione Dante-Petrarca, che è la contrapposizione poesia-letteratura, immediatezza e artificio, eccetera. È una contrapposizione sulla quale Saba torna più volte, sia in lettere a vari destinatari, sia in scorciatoie, sia in storie e cronistoria, legandovi addirittura la fortuna della propria poesia, che può essere apprezzata nei periodi in cui
prevale Dante, in cui è apprezzato Dante più che Petrarca, e che invece è dimenticato peggio nei periodi di petrarchismo. E qui è molto significativa la lettera all'editore, cioè Alberto Mondadori, che è una lettera vera e propria e che poi viene messa da Saba come premessa alla raccolta Mediterranee, 1946. La lettera è datata appunto maggio 1946. E qui leggo un pezzetto di questa lettera, maggio 46, Saba ad Alberto Mondadori. Voglio raccontarti quel che mi è accaduto uno di questi giorni con un giovane letterato, persona a te nota e da me carissima. Si tratta di Aldo Borlenghi, come dirà dopo. Ero seduto con lui al caffè e gli leggeva alcune delle Mediterranee che avevo appena, con amorosa cura, ordinate e trascritte. Ulisse era una di queste poesie. La poesia, nel suo complesso, gli piacque. Ma ecco che, come ne rileggeva il primo verso, vidi Aldo Borlenghi fermarsi e arricciare il naso. Il verso dice: «Nella mia giovanezza ho navigato». Gli chiesi il perché del suo visibile disappunto. Mi rispose che il verso non era bello e lo trovava anche troppo scoperto. Ora, quel verso, tecnicamente ineccepibile, non è in se stesso preso né bello né brutto. È solo un inizio che vive in funzione del componimento di cui fa parte, dei 12 versi che lo seguono, ai quali dà e dai quali prende rilievo. Non è né brutto né scoperto, è semplicemente immediato. Non cioè passato attraverso nessun alambicco di nessuna più o meno sapiente, più o meno di moda, deformazione letteraria. Dice con rara spontaneità quello che deve dire nel modo più semplice e diretto possibile. Diventa bello, molto bello anche e felice, quando nella memoria del lettore fa corpo col resto della poesia. E qui c'è un po' quella infantile, compiaciuta autocelebrazione di Saba che riconosciamo. E più avanti prosegue. Quell'uomo, cioè Borlenghi, doveva necessariamente aver paura di un'immediatezza come di una bomba, ammirare, come egli stesso volentieri confessa, assai più Petrarca che Dante. Era, in una parola, un petrarchista. Soffriva di un male, europeo per estensione, ma italiano alle origini. E di questo male, almeno io, nato agli estremi confini della patria, o non ho mai sofferto, o solo e non in profondità, nella mia prima giovanezza. Attraverso l'innocente verso citato e la disapprovazione che esso suscitava in Aldo Borlenghi, mi sono persuaso un'ultima volta che gli italiani, che sono nella loro vita istintiva e vedi Verdi nella musica, uno dei popoli più immediati della terra, non sopportano in poesia la vita, senza averla preventivamente uccisa e mummificata. Perché poi questo processo che si chiamano di astrazione lirica, io di congelamento, di involuzione, sia avvenuto proprio per la poesia, oggi come oggi o non lo so ancora o non voglio ancora dirlo, eccetera, eccetera. Ecco, una citazione un po' lunga, ma l'ho voluta fare proprio perché inquadra benissimo la questione direi che le citazioni successive possono essere molto, molto più brevi. Per esempio, lettera alla moglie Lina, 18 marzo 1946. La mia poesia vincerà, ma perché gli italiani la comprendano, bisogna che siano nuovamente in un periodo di ascesa e che, come al tempo del Risorgimento, amino più Dante e meno Petrarca. La poesia, mia ed altri, non è che un episodio della calda vita. E poi ancora un'altra lettera, sempre a Lina, del 5 agosto 1946. Ecco, scusate, la lettera a Lina l'ho letta naturalmente dalla Spada d'Amore, e questa, altra Lina del 5 agosto del 1946, è compresa in Atroce paese che amo, raccolta antologica di lettera alla moglie e alla figlia, uscita nell'87. Allora, a Lina, in questa lettera del 5 agosto 1946,
1996, invia la conclusione dello studio di storia e cronistoria abbozzata in prima battuta e poi non entrata nel libro, che non entrerà nel libro. E scrive Saba: la conclusione allo studio sulla mia poesia finisce così. In un paese che non ebbe mai una rivoluzione, che fu ed è cattolico senza mai essere stato cristiano, che non sentì la riforma, che preferì sempre Petrarca, Dante, aperta parentesi, la morte alla vita, che ha scambiato per un uomo di genio, uno studioso inibito, Benedetto Croce, il destino di un povero uomo e di un grande poeta come Umberto Saba era dagli inizi segnata. E poi ancora un'altra lettera, questa dell'8 giugno 48 a Vladimiro Arangio Ruiz, sempre nella Spada d'amore. Eccomi, anche qui. Parla del Petrarca, in termini non proprio lusinghieri. Lo definisce un uomo che fu una delle piaghe d'Italia, diremo meglio, uno dei più schietti rappresentanti delle Itale piaghe. Dice: sarà stato grande al suo tempo, oggi a me almeno dice assai poco. Ci sento qualcosa di falso, di voluto, di un amore voluto provare e non provato in effetto, che confina addirittura col pornografico, ma mi accorgo di scivolare un'altra volta nel difficile, così prudentemente scantono. Dante è così grande che se si mettessero sopra un piatto della bilancia tutti i poeti di tutti i tempi e di tutti i paesi e sull'altro Dante, credo che vincerebbe ancora Dante. Ma forse questo viene dal fatto che i tragici greci e Shakespeare purtroppo non ho potuto leggerli che tradotti. E passiamo alle scorciatoie. Ce n'è una famosissima che non mette neanche conto di leggere interamente perché è quella dedicata a Laura. Quindi scusate che allora 64. Eccola qua. E cioè quella che inizia quanto si è discusso per sapere se Laura è o no esistita, insomma, poi prosegue tutta la sua riflessione, dice in realtà Laura era la madre, la donna che non si può avere. E appunto la figura, leggo solo la parte finale, la figura di Laura assorbì tutta la tenerezza del poeta, la sua sensualità, egli la rivolse ad altro, ebbe, si racconta, non in fecondi amori ancillari, a donne che per la diversità delle origini non potevano richiamare al suo inconscio la presenza, sempre vivo e vigile, la presenza ben altrimenti diletta della madre. Ed ecco che qui invece arriva Dante. Ma l'amore, l'amore vero, l'amore intero, vuole una cosa e l'altra. Vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza, anche per questo è raro. Così non c'è in tutto il lungo canzoniere un verso, uno solo, che possa propriamente dirsi d'amore. Molte cose ci sono, ma non la bocca mi baciò tutto tremante, il più bel verso d'amore che sia stato scritto. Ed è un concetto su cui ritorna più volte, e ad esempio in una lettera del 50 ad Alfredo Rizzardi scrive: penso che la poesia sia in gran parte un affare di ispirazione, qualcosa che ha da fare col fulmine. Per esempio, la bocca mi baciò tutto tremante, quindi prende questo verso come esempio. In storia e cronistoria la contrapposizione Dante-Petrarca ritorna con la contrapposizione Candela-Sole, che troviamo già in una lettera a Giuseppe De Robertis del 22 settembre 1946, che non sto a leggere, e poi ritroviamo in storia e cronistoria a pagina 411. Eccoci, dove scrive: chi molto fa, molto sbaglia. E
E forse nell'arte come nella vita, perfezione e grandezza non vanno sempre d'accordo. Dante ha sbagliato più e più spesso del Petrarca. Ciò non toglie che questi stia al primo come una candela al sole, che è un paragone che gli piace particolarmente, appunto, e ripete anche, ripeterà poi in quella lettera che ho soltanto citato, del 1900, e aveva ripetuto nella lettera, scusate, De Robertis del 22 settembre del 1946. Nella conclusione di Storia e Cronistoria, viene citato lungamente un saggio di 48 Gambini su Saba, ed è il luogo da cui è stata presa anche una delle citazioni a esergo di questo ciclo di incontri. Ho visto, sono citate appunto le parole di Saba, che sono presenti in questa pagina. E Saba, parlando di Omero, Dante e Shakespeare, dice: non sono soltanto delle vette, hanno anche la larghezza e la profondità del mare. Ecco, si potrebbe anche continuare, ma non lo faccio. Insomma, le citazioni sono molte e la linea è, diciamo, sempre quella, con poche variazioni. Un altro leitmotiv interessante è invece quello del Dante puer, per dirla così. E cioè, mi riferisco a una lettera Alfredo Rizzardi del 19 maggio 1950, in cui Saba scrive: «Se hai letto Scorciatoie, sai che un poeta è per me tanto più poeta quanto più riunisce nella sua persona gli estremi dell'uomo adulto e del bambino. Se ti ricordi, davo come massimo esempio di questa rara fusione Dante». E qui arriva la Scorciatoia numero 14, dove Saba scrive: «Il poeta è un bambino che si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso, diventato adulto. Ma fino a che punto adulto? Tocchiamo qui una delle differenze che corrono tra la piccola e la grande poesia. Solo là dove il bambino e l'uomo coesistono in forme più possibile estreme nella stessa persona, nasce, molte altre circostanze aiutando, il miracolo, nasce Dante. Dante è un piccolo bambino continuamente stupito di quello che avviene a un uomo grandissimo. Sono veramente due in uno. Guardate come il piccolo Dante trasale, grida. Si illumina di gioia, trema di collere, di simulato spavento, si esalta, si esibisce, si umilia per civetteria, si erge alle stelle davanti alle cose straordinarie che attraverso di lui nascono a Dante in look con la barba al mento. E poi prosegue per concludere: se quasi solo il bambino esiste, se sul suo stelo si è formato appena un embrione d'uomo, abbiamo il poeta puer Pascoli, ne proviamo insoddisfazione e un po' di vergogna. Quindi Pascoli è rimasto, secondo lui, il poeta puer, Dante che unisce il bambino e il poeta. E ancora è interessante un'altra scorciatoia che fa parte delle scorciatoie rifiutate, datate 1934-35, è la numero 2, intitolata Poeta. Nel poeta è il bambino che si meraviglia di quello che succede all'uomo. Per la grande arte occorrono un bambino estremamente piccolo, treenne, e un adulto conviventi nella stessa persona, Dante. Se manca il bambino, il poeta è impossibile, se manca l'adulto, è il poeta puer. Una vergogna, uno scandalo, Pascoli e sua sorella. E poi, questo è proprio un flash, nelle primissime scorciatoie, la numero 5, artisti. Non vanno presi troppo sul serio. Sono tutti, Dante compreso, bambini in castigo. Terzo elemento è quello della superiorità di Dante dimostrata con un grafico, che forse alcuni di voi hanno presente, insomma, è riportata in vari libri: la linea del cuore, la linea della testa e la linea dello stile. Scrivendo a 48 Gambini, il 23 agosto del 1953, Saba gli fa questo grafico nella lettera e commenta:
Io non leggo volentieri che gli scrittori che sono arrivati allo stile. Anzi, ti includo un piccolo grafico, una specie di scorciatoia, che spiega cosa pretendo da uno scrittore, da un artista in genere. L'arte nasce da tante mai cose, probabilmente in gran parte dall'inconscio. Deve poi superare le tre linee qui sopra. Se supera anche la terza, quella del cuore, quindi stile, testa, cuore, è Dante. Nasce una volta in un millennio, se nasce. La maggior parte degli scrittori attuali, anche se superano le due prime linee, raramente arrivano a toccare la terza, per questo non mi interessano. Il grafico è riportato anche in un biglietto inviato a Bruno Pinterle, databile post maggio, termine post-quem, maggio 1953. E accanto a Arte, che sta in basso ed è appunto la linea che attraversa stile, testa, cuore, scrive a matita. Difficile spiegare da dove nasce il ruscelletto, una volta lo sapevo, oggi non più. E se non supera la prima linea dello stile non è arte, può essere qualunque altra cosa ma non arte. Se non tocca la terza non mi interessa o poco, se supera anche quella è Dante, quindi ribadisce il concetto e firma a matita Ernesto, è esattamente il periodo in cui stava scrivendo appunto Ernesto. E infine volevo citare una lettera a Guido Piovene del 6 agosto 1957, quindi siamo proprio alla fine della sua vita. Speravo e spero ancora che tu possa scrivere un saggio su Dante. Ho sempre avuto l'impressione, l'intuizione, che nessuno meglio di te potrebbe oggi scriverlo in Italia. Saba ha in mente il discorso sull'opera di Umberto Saba, datato ottobre 1952, scritto appunto da Guido Piovene, tenuto nel 1953 al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, nell'ambito dei festeggiamenti del 70° compleanno del poeta, e poi inserito in appendice a Ricordi, Racconti, Mondadori, 1956. Ecco, adesso è raccolto negli apparati del libro, del secondo volume, le prose di Saba, curate da Arrigo Stara, ed è un lungo discorso, ne cito soltanto una parte per darvi l'idea. La poesia di Saba è la maggiore vivisenza fra i nostri contemporanei di poesia immediata in senso dantesco. Il petrarchismo sembra messo da parte. Saba si riporta alla tradizione di immediatezza di intuizione psicologica di Dante, eccetera, eccetera. Quindi si capisce perché questo saggio è piaciuto così tanto a Saba da porlo appunto in calce al volume di Ricordi e Racconti e poi da fargli pensare che Piovene fosse la persona giusta per scrivere un libro su un saggio su Dante. E verrei ora rapidamente, proprio a un flash, all'ultima parte, per cui cerco di, se riesco, di condividere. Ecco, scusatemi. Eccolo qua. Perfetto. Allora, sono tre poesie, come vedete, di Mediterranee. Faccio una brevissima premessa. Io ho scelto qui di non seguire appunto la strada dei riscontri precisi, eccetera. Altri critici l'hanno fatto, probabilmente qualcosa si può ancora trovare e comunque è doveroso citare Marziano Guglielminetti, Luigi Scorrano, autore di un libro del 1994, Presenza verbale di Dante nella letteratura italiana del Novecento, poi lo stesso Brugnolo, nel saggio sopracitato del 1995, presenta molti riscontri, poi Daniele Pegorari, Vocabolario dantesco della lirica italiana del Novecento, nel 2000, e un brevissimo, sono 3 pagine, intervento di Gabriella Di Paola Don Lorenzo in Saba Extravagante, gli atti del convegno sabiano del 2008. Io però mi aggancio a un altro saggio ancora, di Francesco De Nicola,
su Dante in Saba, apparso in Lettere Italiane nell'aprile-giugno 2011. Perché? Perché De Nicola individua in Amai, la celeberrima poesia di Mediterranee che vede in in prima posizione, individua una fonte precisa, e cioè il quinto canto dell'Inferno, soprattutto per la struttura tripartita, amai trito parole, amai la verità, amo te che mi ascolti, e abbiamo tutti presente naturalmente le terzine e i versi 100-108 del quinto dell'Inferno: amor ch'al cor gentil, amor ch'a nullo amato, amor condusse noi, eccetera. Quindi è davvero lo stesso schema, è identico, è abbastanza impressionante come, cioè, De Nicola per primo, se nulla mi è sfuggito, l'ha individuato. Però io credo che il discorso si possa ampliare, trovando anche una spiegazione alla presenza così evidente di uno dei luoghi più famosi della Commedia in questa poesia. Ecco, scusate, ho citato la struttura tripartita, ma devo citare anche, De Nicola la sottolinea, quel ancora non m'abbandona, cioè che più non l'abbandona, del terz'ultimo verso, che riprende ovviamente il celeberrimo ancora non m'abbandona di Dante. Ma dicevo, forse il discorso si può approfondire. Per esempio, con paura il core le si accosta, appunto, che più non l'abbandona, rimanda al primo canto dell'Inferno, verso 15, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto. E poi 19:20, allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pieta, e ritorna paura 5 volte nel primo canto dell'Inferno. Quindi probabilmente nella poesia di Saba non c'è una generica allusione, non c'è, come scrive De Nicola, un'indiretta, forse irriflessa memoria letteraria del luogo infero dantesco, ma un rimando più stringente. Un rimando più stringente a Dante, che rafforza la presenza della fonte prima, che è appunto l'Inferno, canto quinto. Ma a me pare che l'aura dantesca di Amai mandi i suoi refoli anche sulle due poesie successive, Ignuda e Angelo, che magari leggo brevemente. Ignuda come un ruscelletto e bocca a bocca ogni tuo brivido addolciva quel bacio che mi torna oggi al pensiero. M'era in sogno, ma forse ero nel vero, che in te parlasse, fatto carne, un angelo del bene, anche acquiesce per bontà, per eccesso in lui d'amore. E poi, angelo, o tu che contro me vecchio nel fiore dei tuoi anni ti levi, occhi che all'ira fiammeggiano più nostra come stelle, bocca che ai baci dati e ricevuti armonizzi parole, è forse il mio incauto amarti un sacrilegio? Or questo è fra me e Dio, alto cielo, mio bel splendente amore. Allora, se andiamo su Iuda, ecco, scusate, magari lo ingrandisco un po' e potete vedere meglio. Se andiamo su Iuda, dicevo, notiamo innanzitutto il ruscelletto, che rimanda a Inferno 30-64 con i ruscelletti che di verdi colli, ma soprattutto a Inferno 34-130, d'un ruscelletto che quindi discende, ed è un ruscelletto, diciamo, importante. Siamo appunto alla fine, proprio negli ultimissimi versi dell'Inferno. E poi, bocca a bocca, addirittura in enjambement fra il primo e il secondo verso, e poi brivido al secondo verso, bacio al terzo. Non è una citazione precisa, ma insomma tutto sembra rimandare a quel famoso "la bocca mi baciò tutto tremante", che era un verso così apprezzato da Saba. E poi un angelo
un angelo e poi ripreso un angelo del bene al terzultimo e penultimo verso, e teniamo d'occhio anche l'ultimo verso di Amai, la buona carta lasciata al fine del mio gioco, e forse possiamo individuare un rimando a Paradiso 32esimo 103. Qual è quell'angel che con tanto gioco guarda negli occhi la nostra regina? Dove gioco sta naturalmente per provenzalismo, per gioia, Letizia. E infine, angelo, o tu che, questo è naturalmente una locuzione che ricorre ben 10 volte nell'inferno, naturalmente. O tu che è il modo col quale si rivolge Virgilio a Dante, Dante alle anime, eccetera. E anche per quel mio bel splendente amore possiamo rimandare a Purgatorio 31, che appunto al primo verso ha o tu che, e che ai versi 139-145 legge: O splendor di viva luce eterna, chi pallido si fece sotto l'ombra sì di Parnaso e bevve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti, laddove armonizzando il celta d'ombra, quando nell'aere aperto ti solvesti, cioè isplendor di viva luce eterna, mio bel splendente amore, e poi laddove armonizzando, sono le sfere celesti naturalmente che circondano con la loro armonia, ma armonizzando ai baci dati e ricevuti, armonizzi parole. E poi quel fiammeggiano al verso 3, cioè mandare fiamma bruciando. Le occorrenze nella commedia sono 9, ma soprattutto ha rilievo il primo verso del quinto canto del Paradiso: Sì, io ti fiammeggio nel caldo d'amore. E ai versi 7 e seguenti leggiamo: Io veggio bensì come già risplende nell'intelletto tuo l'eterna luce, che vista sola e sempre amore accende. E ancora, bocca, baci, anche qui torniamo al 136 del quinto canto dell'Inferno, la bocca mi baciò tutto tremante, e poi quell'alto cielo, con l'esclamativo all'ultimo verso, che sembra anch'esso rimandare a Dante. Non il Dante della Commedia, ma il Dante della Vita Nuova. 31esimo, canzone Gli occhi dolenti, verso 15. Ita ne Beatrice in alto cielo, nel reame ove gli angeli hanno pace. Quindi anche questo ritorno, diciamo, degli angeli. Cioè la mia teoria è che si tratti sostanzialmente di un trittico. Amai, ignuda, angelo, dove non deve ingannare, a mio parere, la desinenza femminile del secondo titolo, perché il protagonista è, io credo, sicuramente Federico Almansi. Protagonista occulto, ma nemmeno troppo, dopo recenti studi, della poesia di Saba di Mediterranee e oltre. L'addensarsi di rimandi danteschi, lessicalmente e tematicamente coerenti, bacio, angelo, splendore, eccetera, è inconsueto e per questo significativo, cioè l'amore per Federico, il celeste scolaro, è un nodo centrale, complesso, delicato, in equilibrio instabile e con l'abisso sempre spalancato davanti, e nell'abisso della follia, come sappiamo, Federico Almansi poi cadde davvero. È, diciamo, dicevo, un nodo centrale della vita e della poesia di Saba. E per
celebrarlo degnamente, per celebrare degnamente il suo celeste scolaro, nel quale Saba vide proprio come il suo erede anche poetico, per celebrarlo degnamente non occorreva meno del luogo dantesco di tema amoroso più alto e più sconvolgente per Dante, Auctor e Agens. Dante che infatti subito dopo sviene per l'appunto e cadde come corpo morto cade. Grazie. Grazie, se ora Gianfranca puoi ridarci levare la condivisione, così chiudiamo. Ecco, aspetta, se riesco lo faccio volentieri. Aspetta, ecco qua. L'ho fatta. Grazie ancora a Gianfranca che vorrei ringraziare a nome di tutti anche con un applauso che vorrei che fosse comune a tutti, ci potesse diciamo, avvicinare e unire in questo momento perché la ringrazio per due motivi. Innanzitutto per la sua magistrale lezione che ha ricostruito così, in modo così diciamo, leggero ma allo stesso tempo in profondità questo intreccio tra vita vissuta e poesia di Saba. Poi per la fatica a cui si è sottoposta, naturalmente, perché ricordo che è una fatica grande dover parlare a un video, anche se sappiamo che dietro questo video palpitano dei cuori e che ascoltano con grande interesse. Quindi la ringrazio davvero a nome di tutti, a tutti quelli che l'hanno ascoltata e di quelli che l'ascolteranno, perché grazie anche a questa tecnologia, quindi su YouTube, la nostra lezione di oggi sarà disponibile e riascoltabile sempre sul canale YouTube del Centro Studi Aldo Palazzeschi. Colgo poi l'occasione, quindi come unico avviso, di dare l'appuntamento del nostro prossimo incontro. Il nostro prossimo incontro è previsto per il 25 marzo. 25 marzo, quindi una data importante per Firenze, l'inizio dell'anno antico calendario, cioè l'inizio dell'anno fiorentino, una data importante per Dante e per tutte le manifestazioni dantesche, anche la giornata del Dante Dì. E in questa giornata noi faremo il nostro secondo appuntamento, a cui appunto abbiamo invitato Gino Tellini a parlarci di Palazzeschi e del rapporto di Palazzeschi con Dante. Ringrazio nuovamente tutti, vi aspetto al prossimo appuntamento e grazie davvero della vostra attenzione, un caro saluto a tutti. Grazie ancora Gianfranca.